Saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor. In questo video andremo avanti con la storia di Halo Combat Evolved Anniversary. Più precisamente faremo l'ultima missione nella quale dovremo far saltare in aria i motori della Pillar of Autumn e distruggere Halo prima che Flood la lasci. Dobbiamo arrivare al ponte di comando. Poi useremo gli impianti neurali del capitano per sovraccaricare i reattori termonucleari della nave. L'esplosione dovrebbe danneggiare i sistemi sottocoperta quanto basta per distruggere l'anello. Ma fanculo. Pensavo andar sotto. Sono anche gli stronzetti lì, figa. Robottini belli. No, dov'è il mio fucilozzo? Ce l'ha questo. Qua. Che cavolo, si fa andare avanti senza il mio fucilozzo. Troia, questo? Dove cazzo è uscito questo? Erra! Che cazzo, devi crepare. Devi caricarmi nei sistemi di controllo. Il terminale si trova vicino allo schermo principale. Vado via per qualche giorno e guarda cosa succede. Non ci vorrà molto. Fatto. Questo dovrebbe darci il tempo di raggiungere una scialuppa e allontanarci da Halo prima dell'esplosione. Ho paura che sia assolutamente impossibile. Al diavolo! È ridicolo mettere in pericolo l'intelligenza artificiale di una corazzata con una tale quantità di informazioni. Non temevi che venisse catturata o distrutta? È nei miei dati, un'intercettazione. Non hai idea di quanto sia eccitante avere un archivio del nostro tempo perduto. Storia umana, vero? Affascinante. Ancora sto stronzo. Mi gusterò ogni momento della sua classificazione. Pensare che distruggeresti installazione e registro. Quasi senza parole. Mi sconvolge. Magari stesse senza parole. Porca troia. Hai interrotto l'autodistruzione. Perché continui a combatterci, recuperatore? Non puoi vincere. Dacci l'intelligenza artificiale e cercherò di rendere la tua morte più indolore. Ah, certo, o morire. Ho ancora il controllo sui canali di comunicazione. Dove? Rilevo intercettazioni in tutta la nave. Sentinelle, credo. Quanto al guardiano. È in sala tecnica. Starà cercando di disattivare il nucleo. Anche se riavviassi il conto alla rovescia, non so cosa. Provo ad andare a distruggerlo. Quanta potenza di fuoco ti serve per infrangere lo scudo di un motore? Non molta, una granata basterebbe. Ma perché? Guarda lì, la granata. Ok, vengo con te. Capo! Ah, bene. Esistono di più a quest'arma. Ah, perché era un po' troppo lontano. Ok. Provo a andare a distruggere sto stronzo di guardiano. Ha avuto molti danni nell'impatto. Andiamo verso la camera criogena. Poi da lì dovremo riuscire ad arrivare alla sala. Ok.
cazzo, le mie munizioni della mia arma. È buona. Quanti cazzo ce ne sono? Mamma mia. Va. Porca troia, non c'ho già più munizioni. Dovete morire. Pam. Non vogliono morire. Accendi la miccia e scappa via. Andiamo a destra per sicurezza. Questa è la sala macchina. Macchine localizzata, siamo qui. Allarme, il guardiano ha disattivato l'accesso a tutti i comandi. Non possiamo ricominciare il countdown. L'ultima possibilità è far saltare i reattori termonucleari della nave. Questo dovrebbe bastare a distruggere. Ok, quindi devo salire di qua. Non preoccuparti, io posso accedere a tutti gli schemi. Va bene, procedure del reattore. Mi fiderò. Prima di tutto, dobbiamo arretrare i giunti di scarico per trovare il condotto che porta al nucleo primario di trasmissione della fusione. Ok, devo salire su di qua. Hai bisogno di cure mediche. Sto cercando di salvarvi, via. Forza. Sono un genio. Questa intelligenza artificiale è formidabile. E dov'è? Bene, fase 1 completata. Ora dobbiamo puntare subito a uno dei quattro reattori. Ci vuole un'esplosione che faccia da catalizzatore per destabilizzare il campo di contenimento magnetico intorno alle celle di fusione. Usa un esplosivo. Meglio una granata o un razzo. Se resti senza esplosivi, c'è un arsenale vicino all'ingresso della sala macchina. Merda, che cazzo faccio? Merda, l'ho mancata. Forse l'ho presa. No. Ah, ce l'ha fatta. Mi manca ancora uno. Non mollare, resta solo un altro reattore. Certo che non mollo, dai. Per favore, non si è congegno e cercherò di inventare. Carico tutto quello che c'ho, figa. No!
Porca puttana. Sto tutto giù. Vorresti distruggere questa installazione e queste informazioni interessanti? Ai. Ah, è mitico. Fatto. Il motore è al punto critico. 15 minuti per lasciare la nave. E dove devo scappare? Non abbiamo molto tempo. Dobbiamo uscire e dare segnali per l'evacuazione. Accesso schermo. C'è un ascensore sopra la sala macchine. Sopra la sala macchine. Servizio classe 7 che corre lungo il dorso della nave. Presto. È di là. Perfetto. Vai. Non temi che si pratica un compromesso. Di qua, di qua, di qua. Dai, dai. Stia. Cazzo, cazzo. Madonna mia. Dai. Dai che dobbiamo scappare. Merda. Cortana, Echo 419. Rispondi, Echo 419. Ricevuto, Cortana. C'è ancora qualcuno allora. Voemer, i motori della Pillar of Autumn stanno arrivando al punto critico. Richiedo estrazione immediata. Avvicinatevi al luogo dell'incidente e prelevate. Voemer. 4C appena ricevete il mio segnale. Ok, Echo 419 verso posizione. Echo 419 a Cortana. Si sente molto rumore. Va tutto bene? Non è va tutto bene. Negativo, il nucleo. Ah, questo pezzo è bellissimo. I motori devono essere più danneggiati di quanto credevamo. Via. Analisi. 6 minuti all'esplosione del nucleo di fusione. Necessaria evacuazione immediata. Dai. Mamma mia. Finale. Allo zero esploderanno generando una temperatura di 100 milioni di gradi. Allontanatevi in tempo. Potevo anche passare sotto, in effetti. Guidabile sta jeep, è inguidabile. Via il buco! Madonna! Cortana, Echo 419, richiesta estrazione immediata, subito! Dai Foemer, dai Foemer! Eccoci. Aspettate, fermi. È qui che Foemer verrà a prenderci. Quando arriva? Ah. Cortana, Echo 419. Due Banshee dei Covenant in avvicinamento a ore 6. Tira, cambia rotta. Ripeto. Merda, 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 no. Emergenza, emergenza. Ma posso ulteriori colpiti. Non la controllo più. Non la controllo più. Ok, è andata a fanculo, Foemer. Echo 419. Via. Yeah. Scomparsa. Devo andare dritto. Alternative. L'inventario indica un caccia. Ci muoviamo ora. Nella zona di lancio 7. Se ci muoviamo ora, possiamo farcela. Vabbè. Dai, dai, dai. Dai, Gippetta, dai. No, no, non sgolarmi così, porca troia. Che... ti riporto in concessionario, eh. Sotto gli elite. Dai, 700 metri. No, c'è un palo. Alla massima velocità dovremmo riuscire a passare. 600 metri. Oh oh. Cazzo.
Madonna mia, pensavo di essere morto. Vai, 300 metri. Scendi. Sono quasi morto. Vai. Sì. Ce l'ho fatta. Non dobbiamo sbagliare. Dai capo, dai che ce la puoi fare. Vai capo, scappa. Ora, devi scappare, ora. Ciao scemi. Addio. Spero che moriate tutti. E vai. Apertura del motore critica. Abbiamo tirato troppo, ragazzi. Vuoi dare un'occhiata? Diamo un'occhiata. Boom! Che gran macello che abbiamo combinato, ragazzi. Che gran macello. Qualcun altro ce l'ha fatta. Scansione. Solo noi. Solo polvere ed echi. Tutto ciò che resta siamo noi. Noi abbiamo fatto il nostro dovere per la Terra. Un'intera armata dei Covenant cancellata. E i Flood non abbiamo avuto scelta. Halo, è finita. No, io credo che sia solo l'inizio. In effetti sono 4 giochi della serie di Halo per il momento. Bene ragazzi, abbiamo finito la storia di Halo Combat Evolved Anniversary, spero che vi sia piaciuta, a me piace un sacco, quindi me la sono anche rifatta volentieri visto che da un po' che non me la rifacevo, e nei prossimi video affronteremo la storia di Halo 2 Anniversary, sempre versione rimasterizzata in 1080p eccetera. E della collezione di Halo Master Chief Collection. Spero che questo primo Halo vi sia piaciuto e un saluto a tutti e alla prossima.